parlare del viaggio del Pontefice in Terra Santa, vorrei subito collegarmi con Roma con il maestro Amedeo Minghi. Maestro, so che anche lei ha un progetto che unisce la musica e la fede, un progetto di dialogo interreligioso. Di che cosa si tratta esattamente? Questo parte, diciamo, questo mio impegno molto, molto semplice, naturalmente parte da molto lontano, dal 93, quando ho registrato la canzone dedicata a Sua Santità Giovanni Paolo II, e poi nel 2000 invece, quando andai a Gerusalemme per la prima volta per cantare, per scrivere una canzone che si chiamasse Gerusalemme. E sono appena rientrato, il 30 marzo siamo partiti, questa è una cosa che ci tenevo molto a dirla, perché siamo stati in Palestina, nella chiesa di Santa Caterina, e gli astanti penso che sappiano che questa è proprio attaccata alla Natività, e dentro questa chiesa cattolica io ho cantato Gerusalemme insieme ad una cantante israeliana ed un arabo palestinese. Quindi la musica come segno tangibile della convivenza fra i popoli, fra le religioni, la musica come segno che va oltre le cose. Ecco, qui state guardando delle immagini sottofondo, ecco, questo è Hakeem Abu Jaleela, arabo palestinese, l'altra era Maria Dangell, che cantava in ebraico. Questo è un segno tangibile, una piccolissima cosa, però tante piccolissime cose così potrebbero dar luogo a, sì, alla sola cosa che veramente conta, che è quella di costruire la pace nell'unico posto dove vale la pena di costruirla, che è Gerusalemme, non c'è dubbio. È incredibile sulle persone, che ne pensa? Pare con me? Sì, con lei, maestro. Allora, perché non ho un figlio. No, le ho citato l'esempio di Sara Viola, che è qui in studio con noi. Scusa, no, perché arriva in ritardo, scusatemi, arriva in ritardo, non avevo capito. No, mi sembra una cosa bellissima e si ricollega al discorso che si faceva poco fa dei giovani. Sui giovani c'è da fare un grande investimento. Poco fa, quando ho parlato della mia canzone di Gerusalemme, forse l'ho detto molto in maniera frettolosa, non si è capita, ma i due protagonisti, coprotagonisti, l'israeliana e l'arabo palestinese, sono due giovani che hanno cantato e cantano con me questa canzone, l'hanno cantata lì, in altri luoghi, la canteremo anche a Pompei tra pochi giorni, per cui i giovani non solo sono sensibilissimi a queste tematiche, ma se noi ci puntassimo, forse potrebbe essere per il futuro, neanche tanto lontano, una grande risorsa, perché e a Gerusalemme è vero si è circondati da una sorta di tensione, no, che dà la guerra, ma dentro Gerusalemme la pace si vive in maniera totale, cioè non si ha la sensazione della guerra che ci circonda. Certo. In Gerusalemme c'è la prova tangibile che la pace è possibile.